Nel verso precedente, che abbiamo commentato la volta scorsa, è un verso dalla traduzione controversa, viene comunque nominato Yama, Yama che è il dio dei morti nella mitologia indiana, quindi come Plutone. Qui il verso successivo richiama sempre questa figura di Mara, di Yama, però dandogli il nome di Mara. Allora, qui è importante comprendere che Mara è la personificazione della morte, intesa come morte che raggiunge la persona che non ha fatto buon uso del suo tempo. Marana in Pali è proprio la morte vera e propria. Del resto, Mara, Mors, cioè c'è un legame linguistico abbastanza evidente. Allora, perché se non si vede, se non si cerca di mettersi nella giusta prospettiva, contestualizzando bene questi due versi, che sono il settimo e l'ottavo del Dhammapada, che sto per leggere, si dice, vabbè, ma questo è un po', tutto sommato, un po' banale. Cosa che non è affatto. Adesso andiamo più dentro nel verso. Colui che vive mirando al piacere, incontrollato nei sensi, intemperante nel cibo, indolente e fiacco, Mara lo travolge come il vento travolge un debole albero. Voi sapete che il primo capitolo sono versi a coppie, quindi c'è un altro verso che fa il controcanto, il contrappunto al primo. Colui che vive senza mirare al piacere, ben controllato nei sensi, temperante nel cibo, fiducioso e risoluto, Mara non lo travolge come il vento non travolge una roccia montana. Anche qui abbiamo due similitudini decisamente diverse. Allora, colui che vive mirando al piacere. Ciò che qui viene stigmatizzato non è il piacere, bensì l'attaccamento al piacere. Il piacere è parte della vita samsarica, non possiamo fare a meno, per esempio, di gustare un frutto, di addentare un frutto dolce e avvertire il piacere. Quindi non, il Buddha non stigmatizza il piacere in sé quanto l'attaccamento, è infatti colui che vive mirando al piacere. Altre volte abbiamo detto che non è il desiderio in sé quello che viene stigmatizzato, ma il desiderio di desiderare, ed eccolo qui. Colui che vive mirando al piacere, c'è in mente solo quello. Colui che vive avendo come scopo solo il piacere, che cosa succede? Succede che è incontrollato nei sensi, lo scarso controllo dei sensi fa sì che spesso si abbuffi senza nemmeno sentire il sapore di ciò che mangia. Intemperante nel cibo proprio per lo stesso motivo, perché non essendo consapevole e mangiando non consapevolmente, hai bisogno di mangiare tanto per appagare il tuo desiderio, no? Più sei distratto mentre mangi e più hai bisogno di mangiare, perché non ti ricordi di aver mangiato, non c'eri mentre mangiavi, eri in papancia, eri perplesso. Quindi se qualcuno di voi si vuol vedere e dice, beh, adesso dopo le festività mi vorrei dare una regolatina sul cibo,
Mangiare consapevolmente è un ottimo metodo per dimagrire, perché tutto ciò che mangi ti soddisfa perché gusti il piacere derivante dalla degustazione del cibo fino all'ultima molecola e ti puoi accontentare di meno. L'intemperanza nel cibo, come dice questo verso, viene dal fatto che sei incontrollato. Incontrollato vuol dire non consapevole vuol dire insaziabile. Avere sempre bisogno di cibo vuol dire che non siamo presenti quando noi lo mangiamo. Buona, no? Come potrebbe essere un motivo non solo di riflessione, ma di pratica. Provate a mettere in pratica questo, ve lo do come compito, homework per questa settimana. È difficile, specialmente se si lavora in un contesto di... Ma dedicare almeno l'inizio del pasto, stando in silenzio, ad assaporare il cibo con la massima attenzione e minuzia e attenzione ai particolari possibile. Se assaporate il cibo, avrete bisogno di meno cibo. Così come per quelli che fumano, assaporate il fumo e vedrete che smettete di fumare perché non c'è proprio niente da assaporare. Allora, che cosa succede a questa persona che non consapevole va per il mondo incontrollato nei sensi? Intemperante nel cibo, indolente, fiacco, eccetera, Mara, qui personificazione della morte, ma è la morte della consapevolezza, è la morte nel senso, uno può essere travolto da Mara ed essere tuttora vivo, come poi Buddha dirà, l'aveva detto già in un verso precedente, o lo dirà anche in un verso che viene dopo. Coloro che sono disattenti sono già come morti. La disattenzione ti consegna nelle mani, nelle grinfie di Mara, ti travolge Mara perché miri solo al piacere, sei incontrollato, intemperante, indolente, fiacco. Mara travolge un individuo del genere così come il vento travolge, sradica un albero debole. È un'immagine abbastanza efficace. Soffia il vento, l'albero cade. Ma l'inverso, cioè colui che vive senza mirare al piacere, cioè una persona che vive senza mirare al piacere, non è detto che non provi piacere nella vita. Prova lo stesso piacere, e forse anche di più, che prova uno che mira al piacere, ma non è attaccato al piacere. Ed è quindi ben controllato nei sensi, non è più intemperante, bensì è temperante nel cibo, proprio perché, come dicevamo prima, assaporando di più ha bisogno di meno. In questo caso, more is less, no? Nel caso della... più assaporamento, più attenzione, meno cibo. Fiducioso e risoluto, Mara non lo travolge, così come sempre lo stesso vento non travolge una roccia montana. Un'altra cosa da dire rispetto a questo verso è che Mara è il dio della morte, ma è anche un altro nome per Kama, che è il dio del desiderio. E nella mitologia indo-buddista il Kama Loka è tutta quella sfera di mondi, tutto quell'insieme di mondi dove impera il piacere dei sensi. Questo Kama Loka non è composto solo del mondo umano o del mondo animale, ma anche il mondo degli spiriti, il mondo dei titani, gli inferni che sono reami dove c'è più sofferenza che non sul piano umano, sono dominate
kama. Sono parte del kama loka, così come sono parte del kama loka anche piani superi dove vivono o si supponeva allora che vivessero gli dei, no? Piani superi del kama loka. Perché anche gli dei vivono in funzione del desiderio, sempre più rarefatto nella mitologia indo-buddista, man mano che si sale, ma è un desiderio che sopravvive. Per esempio, adesso mi sfuggono i riferimenti precisi, ma man mano che si sale in questi piani divini, in questi piani superi, per esempio, gli dèi amoreggiano in maniera sempre più sublimata. Cioè, anche già nei piani più bassi, semplicemente toccandosi le mani, amoreggiano. Poi, oppure semplicemente guardandosi negli occhi. Ed è sempre più rarefatto, no? Loro provano, il piacere viene sempre più sublimato e diventa sempre meno carnale e più spirituale, potremmo dire. Però sono, essendoci presenza di desiderio, sono tutti quanti questi mondi, no? Fanno parte dell'insieme che appunto nella cosmologia indo-buddista viene definito Kama Loka. Il Signore Supremo di questo Kama Loka è, come abbiamo visto, Yama, che poi è Kama, che poi è Mara, che è le Seppellù, insomma, il Dio dei morti. Come in Grecia c'è questa associazione, Eros Thanatos, no? No, il Dio del desiderio è lo stesso Dio della morte. Eros Thanatos. Adesso che vi ho parlato di questi regni inferi e superi, bisogna che vi dica anche che però non sono dei paradisi o degli inferni come quello dantesco, perché questi sono definiti piani di esistenza e sono luoghi dove mi tocca usare la parola anime, ma entreremo in questo argomento più dettagliatamente in una lezione successiva. Però diciamo che nella visione induista questi paradisi, questi Devaloka e questi reami, sei regni di sofferenza, sono tutti quanti caratterizzati dall'impermanenza. Cioè, la persona che vi rinasce non è come andare all'inferno che ci sei per sempre, no, è una specie di purgatorio perché espiato il karma pesante che ti ha fatto cadere così in basso, c'è la possibilità di una risalita verso stati di esistenza più felici. Nello stesso modo, chi ha avuto uno stato di esistenza felice in uno dei regni dei Devaloka, no, dei piani superiori, esaurito il buon karma, decade e quindi può rinascere anche in un inferno. È insomma una specie di gioco dell'oca dove si va su e si va giù all'infinito finché non interviene l'evento liberante e definitivo della liberazione da tutto questo che è il samsara, questo migrare tra i piani di esistenza. Adesso non vi voglio complicare la vita perché i piani di esistenza non si esauriscono nel Kama Loka, perché oltre al Kama Loka e superiore al Kama Loka c'è tutto il Brahma Loka che è vastissimo, amplissimo, eccetera. Noi non facciamo molto uso né riferimento, non ci riferiamo molto a questa che consideriamo una mitologia, però è importante comprendere che questa mitologia è lo sfondo, fa da sfondo a questi versi del Buddha. Il Buddha parla a persone che credono queste cose. Allora, che cosa dice la nostra Genevieve Pecunia? Dice:
Il controllo dei sensi, l'acquisire una padronanza dei sensi è una pratica fondamentale. Mara è una divinità maschile che personifica la morte e che allo stesso tempo viene a identificarsi anche con Kama, cioè che è il dio dell'amore. Kama è letteralmente Eros, è esattamente lo stesso dio. Non è un dio che gli somiglia, è proprio lo stesso dio, che in Grecia si chiama Eros e in India si chiama Kama. Avete sentito parlare del Kama Sutra? Tutti quanti avevamo una copia del Kama Sutra sotto il materasso. Oggi non credo che si usi più. Come vi ho detto prima, dice questa tale identificazione possa sembrare strana, no, non ci sembra strano affatto, je ne viens, perché è la stessa della mitologia greca. Eros e Thanatos è una coppia che conosciamo benissimo. Con le sue seduzioni entrambi perpetuano l'attaccamento alla vita e dunque perpetuano il ciclo doloroso della metempsicosi, ossia della rinascita. Anche gli dèi, come dicevamo prima, appunto, dopo un lungo soggiorno in questi piani celestiali, se questo sempre secondo la mitologia indo-buddista, muoiono e tornano a rinascere sotto una nuova forma in un piano inferiore. Mara, ossia Yama, ossia Kama, inganna gli esseri attraverso il desiderio di vivere e la paura di morire. La coppia. Infatti, nella notte in cui raggiunse il risveglio, il Buddha dovette subire l'assalto di Mara, prima sotto forma di terribili schiere demoniache, spaventose, e poi sotto la forma delle seducenti figlie del Dio stesso, che si mettono andando davanti a lui a fare la belly dance. Queste tre figlie di Mara sono la verità. No? Sono famose, no? Il desiderio di potere, il desiderio di sesso e il desiderio, desiderio di denaro, di ricchezza, il desiderio di denaro, di potere e fanno davanti a lui la belly dance, lo tentano, dice, lo tentano con il. Dice, tu puoi avere tutto il denaro, tu puoi essere ricco quanto vuoi, tu puoi dominare tutto il mondo, no? Avere il potere sopra tutto il mondo, tu puoi avere tutto quello che vuoi, ma il Buddha rimane imperturbabile. E anche dopo il risveglio, cioè Mara non la smette di rompere le scatole al Buddha, e quindi chi legge il canone ogni tanto lo vede saltare fuori da qualche parte. Che cerca sempre di intralciare l'illuminato mentre espone il suo messaggio di salvezza. Bene, questo erano il settimo e l'ottavo verso del Dhammapada che riguardano il rapporto tra il piacere e il risveglio. Ed è questi entrambi questi versi colgono proprio l'anello debole della catena della produzione condizionata. È attraverso la disidentificazione dal piacere. Provo piacere, ma non sono attaccato, che si apre la porta dell'opportunità di risveglio. La chiave è disidentificazione. Peccato che non ci siano quelli dell'ora precedente, perché prima avevo spiegato come l'identificazione al contrario invece sia la causa del nostro essere legati alla sofferenza samsarica. No. Le
l'identificazione e quindi l'attaccamento al senso di importanza personale, alla personalità, al ruolo, alle cose che noi coltiviamo nella vita. Ci sono ancora 5 minuti, per cui se qualche cosa non è chiaro di questa esposizione potete fare una domanda, però vi pregherei, se avete una domanda, di alzarvi e di avvicinarvi in modo che il microfono della webcam possa registrare. Non per farvi rimanete anonimi, vi si sentirà solo la voce. Qualcuno ha una domanda? Me la faccio io una domanda. In che modo questa cosa che sembra così astratta, che sembra così filosofica, che sembra così ascetica, che sembra riguardare un mondo di asceti indiani che praticavano delle austerità incredibili, possa riguardare la nostra vita di tutti i giorni? Secondo me è abbastanza evidente, se noi ci osserviamo nella nostra vita di tutti i giorni, ci accorgiamo quanta dell'infelicità nostra esistenziale sia dovuta all'attaccamento a piacere. Noi viviamo, più viviamo in funzione del piacere, nella speranza del piacere, no? Che cosa succede? Viviamo nella speranza del piacere e una volta raggiunto il piacere, raggiunto l'oggetto del nostro desiderio, nella paura di perderlo, così tra speranza e paura se ne va la nostra vita e noi siamo, speranza e paura, nelle grinfie perfette di Mara, il dio della morte. Questo non significa, voglio ripeterlo, che noi siamo invitati a rinunciare al piacere, ma solo all'attaccamento al piacere. Non siamo invitati a smettere di desiderare, ma solo a smettere di desiderare di desiderare. È quello che ci lega. È come vivendo, ci sono giornate di sole, giornate di pioggia, giornate di freddo, giornate di caldo. Attaccarsi a una qualunque delle condizioni meteorologiche genera sofferenza nel momento in cui quella condizione meteorologica non c'è più. Quindi oggi fruisco del piacere, è bello il piacere, mi dà piacere, il piacere ovviamente è una ripetizione. Bene, ne godo pienamente, ne godo tanto più pienamente quanto più sono consapevole, e però non mi identifico e lo lascio andare. Arriva il dispiacere, mi comporto nello stesso modo. Non che il dispiacere non mi tocchi, no, perché questo è un altro degli equivoci. Le persone realizzate non provano dispiacere. No, no, il dispiacere mi tocca. Però lo lasciano venire e lo lasciano andare così come fanno con piacere. Non è che se dovesse arrivare un dispiacere, anche qualcosa di psicologico, al Buddha, non so, immagino io quando sono morti i suoi principali discepoli, perché sia Shariputra sia Mahamoggallana sono morti prima del Buddha. E allora il Buddha che immagino io non è un Buddha che non soffre, soffre, ma non è attaccato alla sua sofferenza, la lascia andare. È normale, fa parte della nostra vita biologica provare dolore nel momento in cui subiamo una perdita, anche affettiva. Ma è una cosa diversa provare dolore, accettarlo e lasciarlo andare, piuttosto che attaccarsi al dolore e protrarre il lutto per tutta una vita, come faceva una zia che conoscevo io, che ovviamente c'era una tragedia alle spalle, il cui figlio era morto in motorino all'età di 16 anni, 17, e questa donna è rimasta in lutto per tutta la vita, sempre vestita di nero, sempre portando le gramaglie per tutta la vita. Non è umano neanche questo.
Non è umano non provare dolore, non è neanche umano attaccarsi al dolore in questo modo per darsi un motivo di continuare ad esistere. Perciò ribadisco, la via del Buddha non è una via ascetica solo per gli asceti, è la via di mezzo. L'asceta respinge il piacere. La persona che chiameremo mondana vi si attacca, il Buddha né lo respinge né vi si attacca. Lo accetta quando viene, lo lascia andare quando va. E in questo modo non c'è residuo karmico. Bene, credo che possiamo chiudere.